Buonasera, siamo in compagnia di coach Massimo Massaro. Appena finita la prima partita, partita vinta da Reggio Calabria. Coach, quali sono state le sue impressioni durante la partita? Durante la partita ho avuto una sensazione di moderata soddisfazione, perché sapevamo che la Viola è una squadra fatta per vincere il campionato insieme a Piazza Armerina e anche ad altre. E del resto i risultati del torneo che hanno fatto a Reggio Calabria lo dicevano chiaramente, perché hanno dato quasi 50 punti a Messina, che è una delle contendenti ai primi sei posti, e 26 a Catanzaro, che è una buonissima squadra. Quindi sapevamo che veniva una corazzata. Siamo stati a larghi tratti, anzi direi per quasi tutta la partita, alla pari. Abbiamo avuto delle percentuali giustificatamente abbastanza basse, perché ovviamente giocando a un ritmo altissimo loro ne cambiavano 10, noi di meno chiaramente, e ovviamente abbiamo avuto percentuali scarse. In più abbiamo avuto dei momenti un po' a vuoto, perché chiaramente ripeto, loro sono più attrezzati, quindi però sono moderatamente soddisfatto dopo una vittoria. Io purtroppo non sono mai soddisfatto, quindi anche se giochiamo contro una squadra di un altro pianeta, insomma, non questa voglio dire in generale, questa è fortissima per la nostra categoria, però noi dobbiamo provare a vincere, ci abbiamo provato. Secondo me noi siamo destinati a crescere, perché la nostra squadra pensa che ha un'età media al di sotto dei 21 anni, nessuno è così giovane in B in tutti gli 8 gironi della B interregionale. Questo però non deve essere una giustificazione per non provare a vincere tante partite. È chiaro che sarà sempre difficile, ogni partita ricomincerà da capo, avremo questa squadra che andrà alti e bassi sempre, però noi speriamo che gli alti e bassi, anziché fare così, facciano così, per cui si vada verso l'alto. Sono soddisfatto dei due playmaker. Noi eravamo un po' preoccupati perché abbiamo due playmaker dei Riggi, sottotaglia e sotto età soprattutto. Pensa che Gonzales è 2005, sì. Quindi anche Simone 2003, però hanno giocato un'ottima partita. Filipovic a tratti è andato bene, Samuel che è arrivato da poco ovviamente era fermo, è stato fermo 15 giorni, l'abbiamo preso in settimana, ha fatto una sola settimana di allenamento, infatti si è visto. Mi auguro di avere un giocatore sicuramente più forte. Spera è andato discretamente bene, anche se questo tipo di partite con un'intensità molto alta e una velocità molto alta chiaramente rendono difficile per lui, anche se insomma è stato bravo. Sakalas viene da, anzi non viene, lo è attualmente, semi-infortunato con una, si è scavigliato alla fine della settimana scorsa, quindi insomma, ci aspettiamo. Ovviamente è andato a un certo punto, si era acceso, ecco, l'inesperienza, dovevamo puntare un po' più su di lui, però i sei ma non fanno mai le vittorie, le partite si vincono con i fatti dicono che ha vinto Reggio Calabria, a loro diamo le congratulazioni per la vittoria, non hanno rubato niente ovviamente, sono stati bravi, l'arbitraggio è stato sicuramente equo, se loro hanno fatto due errori, noi a testi a noi che reggiamo abbiamo fatto noi 22, magari loro 11, però voglio dire sicuramente non sono stati gli arbitri un fattore, sicuramente dobbiamo provare a migliorare, continuare a lavorare sodo, avere sempre questa intensità, non sempre giocheremo contro la Viola Reggio Calabria, questo adesso ce lo dirà un po' l'andamento del campionato che ci mostrerà le altre avversarie man mano che verranno. Sì, una cosa che magari io salverei veramente è l'atteggiamento anche degli ultimi tre minuti, dove i ragazzi non hanno fatto neanche un passo indietro, hanno veramente lottato con le unghie e con i denti, sangue e sudore, citando Churchill, quindi direi che da questo punto di vista lei può ritenersi più che soddisfatto. Io questo lo davo per scontato, perché tu lo sai benissimo, le mie squadre non riescono a non dare il massimo, anche perché sennò gli viene detto che non va bene. E quindi sì, sicuramente, anzi io rilevo che possiamo fare di più, questa è la mia moderata soddisfazione, ovviamente accompagnata da un dispiacere per la sconfitta che c'è sempre, non mi piace mai perdere, anche se contro la Viola Reggio Calabria che è attrezzatissima, però sicuramente hai visto giusto, perché l'atteggiamento è questo, che non dobbiamo mai perdere, non c'è mai nessuno che si è dispiaciuto nell'uscire, insomma appena siamo entrati, tranne una sola volta un giocatore, ma abbiamo sempre dato il massimo, abbiamo sempre
tentato di fare un po' più di quello che sappiamo fare, questo mi fa ben sperare. Adesso andiamo a giocare contro l'altra corazzata, forse anche un po' di più, che è Piazza Armerina. Anche lì proveremo, perché le squadre giovani ci devono abituare a sorprese, spero non negative ma positive, e poi avremo due derby sanguinari, insomma, con amici, perché sono stato 3 anni benissimo, 2 anni e mezzo benissimo ad Angri, e poi con Antoniana, del mio amico Festinese. Tutti e due gli allenatori sono stati miei ex giocatori, quindi figuriamoci. Però dobbiamo vincere come loro vorranno vincere. Coach, grazie del suo tempo, le auguro una buona serata e soprattutto una buona settimana di lavoro. Grazie, grazie mille.